Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buongiorno a chi ci segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Buona domenica a tutti voi. Informazione che apriamo parlando di cronaca, perché sotto osservazione all'ospedale di Perugia un bambino bolognese di 10 anni colpito da una crisi respiratoria mentre viaggiava in auto con la famiglia proprio verso l'Umbria, verso Assisi in particolare. Lo racconta Perugia Today. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi intorno alle 11:40 lungo la centrale Umbra all'altezza di Santa Maria degli Angeli. I genitori del bambino, entrambi residenti a Bologna, si sono accorti del malore, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Il bambino, come detto, è stato messo in sicurezza e trasportato in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Perugia. È sotto osservazione, monitorato costantemente dai medici dell'ospedale, però le sue condizioni non sarebbero gravi. Cambiamo decisamente argomento, perché nella giornata di ieri c'è stata l'accensione delle luci e l'illuminazione sia delle torri di Bologna che dell'albero di Natale di Piazza del Nettuno. Un albero che arriva dall'Appennino, da Lizzano in Belvedere. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Lizzano in Belvedere, Elena Torri. Grazie invece da parte mia, da parte della comunità di Lizzano in Belvedere, ma di tutta l'Unione Appennino Bolognese, per aver accolto il nostro albero, quindi il nostro simbolo in questa meravigliosa piazza. Siamo orgogliosi di questa tradizione che ormai da diversi anni, da quando ci siamo incontrati con Virginio, portiamo avanti. È un modo per dire che siamo tutti una stessa famiglia, che abbiamo bisogno l'uno dell'altro e che ogni volta che riusciamo a stare insieme siamo più forti. E voglio solo augurare a tutti quanti voi tante buone cose, tanta felicità, e chiedervi in realtà di essere tutti generosi. Io credo che in questo momento abbiamo tutti bisogno di volerci più bene, di essere più rispettosi l'uno dell'altro, di essere solidali come i bolognesi sanno essere. Quindi vi chiedo davvero di continuare ad essere quello che siamo, perché dobbiamo dimostrare al mondo che più forti si sta se si è insieme. Grazie, tante buone feste a tutti. Collaborazione massima tra l'Appennino e la città di Bologna, dunque nell'ottica dell'unione della città metropolitana. I commercianti dell'Appennino ieri erano in Piazza Maggiore, c'è stato anche il coro di Monghidoro che ha suonato, e allora ne ha parlato il sindaco di Monghidoro, Barbara Panzacchi. Questa è veramente l'unione, no? Tra Bologna e l'area metropolitana. E oggi è la giornata dell'Appennino in Piazza Maggiore e ci sono i nostri produttori locali dell'Appennino nella piazza, il nostro coro di Monghidoro, che è un coro che tradizionalmente porta avanti quelle che sono le storie dei nostri comuni montani. Si è esibito prima un'ora qua nella piazza fantastica di Bologna e abbiamo pensato di allietare l'accensione dell'albero con un canto eseguito dal magico coro di Monghidoro, per augurare a tutti voi un buon Natale. E ringrazio di questa opportunità e ringrazio dell'unione che si è creata tra la città di Bologna e tutti i comuni che fanno parte dell'area metropolitana. Come detto, c'è stata anche l'accensione dell'illuminazione delle due torri. Prima dell'illuminazione ha parlato appunto l'arcivescovo di Bologna, Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi. Andiamo a sentire un estratto del discorso che ha anticipato la benedizione fatta alla città. Dio è luce e vede straordinariamente bella la nostra vita. L'accendere vivo è qualcosa che vede attraente, no? La benedizione che chiedo è questa: della bonomia che fa tanto parte della nostra società e che accende la luce. Quando c'è si accende, quando non c'è diventa tutto grigio. E l'altra cosa che domando tanto è la speranza. E guardare avanti, Natale è la speranza di Dio sugli uomini. E guardiamo con tanta speranza la nostra vita e il nostro futuro. La bonomia e la speranza. Infine c'era un poeta qua vicino che si augurava Natale tutto l'anno. Va bene, sì, va bene il 25, e non corre, però se ci ricordiamo che sta luce tutto l'anno, credo che tutto diventi meravigliosamente più bello come è.
Cambiamo adesso argomento, oggi è la giornata contro la violenza verso le donne. In settimana ci sono state una serie di iniziative legate a questo aspetto, tra queste anche l'incontro dibattito chiamato sul libro Stupro a pagamento, la verità sulla prostituzione di Rachel Moran, attivista e presidente di Space International. C'è stato il dibattito in settimana, appunto, al quale ha partecipato anche la comunità Papa Giovanni XXIII, molto attiva sul tema della prostituzione. Andiamo a sentire le parole di Andrea Montuschi, proprio della comunità Papa Giovanni XXIII della zona dell'Emilia Romagna. Noi sono decine di anni che portiamo avanti questi temi, intanto con la vicinanza alle ragazze, no? Quindi incontrandole, dandole un'opportunità di uscita, dei percorsi in collaborazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, ma poi c'è anche una battaglia dietro, che è quella di poter sconfiggere questo fenomeno della tratta di esseri umani. E noi qui in Italia abbiamo un problema, forse questo un po' di autocritica anche nel mondo cattolico potremmo farcelo, dire anche fin dove siamo responsabili noi di questo, ma abbiamo un problema. Il problema è che quando portiamo avanti questi temi vengono subito bollati come confessionali, come legati a una radice culturale, eccetera. E questo succede in Italia, come abbiamo sentito questa mattina, non succede da altre parti in Europa. Perché? Perché sono altri soggetti che le portano avanti, perché il tema e quindi il cuore di questa battaglia è la dignità delle donne. Quelle ragazze che noi incontriamo fuori, molte minorenne, come si è detto stamattina, stanno crescendo, no? Le minorenne che sono presenti, queste hanno diritto di essere riconosciute nella loro dignità, qui non c'entra assolutamente niente, nessun problema né confessionale né religioso né di altro, c'è la dignità delle donne. Ecco, quando sono le persone che hanno parlato questa mattina a portare, difatti noi quest'oggi qui saremo presenti con Pirani che racconterà quello che è l'esperienza nostra, no? Se noi riuscissimo, io spero nel dibattito a non intervenire, io sono venuto ma spero ardentemente di riuscire a non parlare, perché più stiamo in un angolo rispetto a questo, portiamo soltanto la testimonianza di quello che facciamo, ma lasciamo che siano altri a portare avanti i principi per cui vanno riconosciuto, appunto, ripeto, la dignità della donna e tutti i racconti terribili che abbiamo sentito questa mattina. È stata presentata in settimana la stagione 2018-2019 del Teatro degli Alemanni, che presenta numerose novità, tra cui l'introduzione di un'area di formazione. Ci spiega di più Francesca Fuiano, proprio la responsabile dell'organizzazione dell'area formazione. La nostra sfida è quella di allargare appunto il teatro non solo ai fruitori del dialetto, ma a tutti quei fruitori che nello spettacolo vedono anche un ambito di crescita. Ecco perché l'area formativa. Quindi non solo fare cultura dal basso, quindi cultura popolare, dove tutti possono accedere a questo teatro. La forma che abbiamo pensato è una forma che prevede l'apertura a livello di circolo, ma non circolo ristretto, ovvero che tutte le persone che vogliono far parte di questa grande struttura che è appunto l'Alemanni entrano e sposano il nostro scopo. Qual è il nostro scopo? Come dicevo prima, rendere il teatro fruitore di tutti, e facendolo non soltanto con gli spettacoli, ma anche aprendolo a musica, anche aprendolo a dibattiti, a conferenze per allargare il giro, anche aprendolo alle università, e quindi proprio far sì che diventi un teatro per la società, per la città di Bologna. Al via la Festa degli Alberi, che si terrà fino al 2 di dicembre nei comuni dell'area metropolitana di Bologna. Mostre, passeggiate, escursioni, laboratori e tante iniziative rivolte a grandi e bambini all'insegna della natura. Al microfono di Mario Giulianta ha parlato l'assessore all'ambiente Valentina Orioli. E ormai questa festa ha raggiunto una dimensione direi metropolitana, quindi non coinvolge soltanto la città di Bologna ma anche le altre località del territorio, e questo è un segnale molto importante perché è bene che la valorizzazione si estenda appunto dalla città verso i comuni più piccoli, verso i territori dell'Appennino, per far conoscere e amare un patrimonio che è estremamente vario anche nelle sue forme. Beh, dal punto di vista, diciamo, del suo stato di salute e di manutenzione, il patrimonio arboreo pubblico, che è quello di cui si occupa il comune, è bene ricordarlo, direi che è un paziente molto ben curato perché noi lo seguiamo con attenzione.
eseguiamo costantemente dei monitoraggi anche sugli alberi e a volte gli abbattimenti che si vedono purtroppo si rendono necessari per ragioni molto specifiche. Però ecco, devo dire che è un patrimonio ben curato e anche costantemente alimentato da nuovi impianti. Anche in occasione della festa degli alberi pianteremo nuovi alberi in alcuni giardini di scuole e in alcuni parchi pubblici della città. Una festa per educare, per insegnare, per informare, ma anche per far crescere, avere più consapevolezza di quello che si ha in città, ma non solo. Certamente, anche perché diciamo che il patrimonio verde è un patrimonio estremamente vario, che può essere fruito in modi diversi. Il verde nella città è particolarmente importante e quindi bisogna sviluppare una sensibilità specifica rispetto a questo tema, che è sicuramente diverso dal rapporto più, diciamo, generale che ognuno di noi ha con la natura e anche con la vita all'aria aperta nel suo tempo libero, no? Quindi diciamo che richiede sicuramente un'attenzione specifica e la festa degli alberi è un momento che permette, ecco, di porre l'accento proprio su questo patrimonio. La macelleria Zivieri si lancia nella produzione artigianale della mortadella, ingrediente imprescindibile dei molti piatti che hanno reso famosa Bologna nel mondo. La mortadella di Zivieri è rigorosamente artigianale e a chilometri zero. Andiamo a sentire la soddisfazione da parte del presidente di Ascom, Enrico Postacchini. La famiglia Zivieri è una famiglia che ha iniziato la sua attività a Monzuno, quindi piccola attività artigianale e commerciale. Classico esempio di piccola impresa familiare che oggi, già in questi anni, ha dimostrato di avere conoscenza e coraggio per lanciarsi in presenze, in avventure anche all'interno di importanti centri commerciali e non solo, ma oggi lancia un'avventura tutta speciale, artigianale, ed è il classico esempio di come una micro impresa può diventare piccola e media impresa. È una crescita dovuta tutto al merito di tutta la famiglia, ma ci piace poter dire che se riusciamo a accompagnarli in questo cammino di successo, questo è un grande successo anche per l'associazione stessa, perché vederli crescere è di grande soddisfazione. Grande soddisfazione, possiamo dire anche un grande esempio per il piccolo imprenditore, la piccola impresa che poi decide di crescere e allo stesso tempo anche di reagire, possiamo dire, ai grandi imprenditori. Sì, ma c'è un dato eclatante che è quello di Eurostat del 19 di novembre. Il 92,7% delle piccole e medie imprese in Europa sono micro, quindi sono attività con meno di 10 dipendenti in Europa. Quindi figurarsi in Italia, dove da sempre siamo assolutamente rappresentativi per questo mondo. Quindi il mondo è fatto di micro e di piccolissime imprese, alcune di loro crescono e diventano grandi, ma si parte sempre da piccoli, vorremmo ricordarlo, e quindi non va mortificata l'impresa piccola, anzi va sostenuta ed aiutata. I miei dolci è il libro scritto da Francesco Elmi della pasticceria Regina di Quadri per Edizioni Minerva, una vera e propria antologia per apprendere le basi della pasticceria e imparare a riconoscerne le principali categorie. Andiamo a sentire le sue parole. Il libro si chiama I miei dolci, ho voluto dare un'impronta per tutti, quindi sia per professionisti che per non professionisti. Ci sono le mie ricette, quelle che faccio a Regina di Quadri, io faccio parte dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, quindi la responsabilità di fare un prodotto, diciamo, in linea con quello che è Accademia, che è un'associazione molto importante di professionisti che tutti i giorni innovano la pasticceria. E quindi ho messo per iscritto quello che faccio quotidianamente. È il mio primo libro, spero non l'ultimo, e quindi c'è un po' di biografia, un po' della mia storia e più di 70 ricette. Potete trovare dal certosino classico bolognese ai panettoni per i più, diciamo, capaci e testardi per farlo con lievito madre, come lo faccio assolutamente io, però ci sono tante altre cose che possono essere adatte al Natale, dal torrone alla classica torta di riso che non è mai banale. Apriamo adesso la pagina sportiva, scendono in campo tutte le squadre bolognesi nel pomeriggio, Fortitudo e Virtus per il campionato di basket, di serie A2 e di serie A, e ovviamente il Bologna impegnato alle 15 contro la Fiorentina, ha parlato ieri Filippo Inzaghi, andiamo a sentire le sue parole. La Fiorentina è facile pensare ai loro punti, ma io voglio soffermarmi poco su di loro, nel senso che ho grande rispetto per l'allenatore, che secondo me è un allenatore bravo e che mi piace. Ho grande rispetto per la Fiorentina perché è un'ottima squadra e ha un giocatore
chiaramente straordinario che è Chiesa, però io penso che noi siamo pronti per fare una grande gara, per vincere, non voglio scuse, adesso penso che le chiacchiere le porti via il vento, noi dobbiamo fare un'altra grande partita, dobbiamo far sì che giocare a casa nostra, come è stato comunque quest'anno, sia difficile per tutti e dobbiamo regalare una grande partita a chi ci verrà a vedere. Poi, di solito, se fai delle grandi partite è più facile vincere. Sono molto fiducioso perché penso che si possa fare una grande partita. Al di là del risultato, è chiaro che in questo momento vincere sarebbe molto importante per noi, affrontiamo una squadra tosta, però io vorrei uscire a fine partita e sentirmi come dopo l'Atalanta, perché dopo l'Atalanta chiaramente il risultato ci aveva penalizzato, ma era stata una grande partita, siamo stati all'altezza di una squadra molto forte. Noi dobbiamo dare continuità a queste prestazioni. Come detto, scendono in campo anche le squadre di basket, la Virtus impegnata nella trasferta di Pesaro. Pino Sacripanti ha presentato così la partita dicendo è una gara importante in casa di una delle squadre più in forma in questo momento e che arriva prima della pausa. Mi piacerebbe chiudere questa fase con un successo. Pesaro, come detto, è in un momento di grande esaltazione, il palazzo sarà pieno di gente perché questa è una sfida sentitissima. Noi però dobbiamo fare i conti su di loro, dobbiamo cercare di essere noi stessi e seguire il piano partita che abbiamo preparato. Scende in campo anche la Fortitudo alle 18 contro Ravenna, gara casalinga per coach Antimo Martino e i suoi giocatori. Antimo Martino ex di Ravenna, così come Mazzone ex della Fortitudo. Per quanto riguarda i due allenatori, in campo invece sono diversi gli ex, da Gandini e Montano che giocano a Ravenna e con un passato in Fortitudo, fino a Sgorbati, ex giocatore di Ravenna, oggi in Fortitudo. Tornando alle parole di Martino, ha detto: dopo due trasferte, sia io che i ragazzi abbiamo tantissima voglia di riabbracciare il Paladozza e sentire il calore dei nostri tifosi. In questo palazzo l'insieme che si crea durante la partita dà vita a qualcosa di particolare. Vogliamo tornare a giocare davanti a loro e fare bene, con l'ambizione di farlo nella maniera giusta, perché una squadra importante deve cercare anche le buone prestazioni oltre alla vittoria. Queste le parole di coach Antimo Martino, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie alla regia di Andrea Alfano, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera col telegiornale delle 19:15, grazie ancora e buon proseguimento di giornata.